incontro nel quale cercheremo di capire un po' le dinamiche del mercato dei diritti degli autori italiani all'estero. Lo faremo con due persone che lavorano in questo specifico campo, facendo gli agenti letterari di lungo corso, Carmen Prestia e Pablo Della Vega, che sta in Messico. Ma come sempre in tutti questi incontri, che sono molto informali, quindi siete liberi di intervenire e fare delle domande in qualunque momento, visto che più o meno ci troviamo tra operatori del settore, siamo tutti operatori del settore, vedono come protagonista il nostro Deus Ex Machina, che se ne sta lì appollaiato, e prima di ogni incontro Giovanni Pedersen dell'ufficio studi dell'AIE ci dice un po' di dati sui quali basare la discussione, e secondo me sono dati anche un po' sorprendenti, che poi commenteremo insieme a loro e cercheremo di capirli insieme a voi. Allora Giovanni Pedersen, a te l'illustrazione dei dati, grazie. Allora, presentazione completa di cui adesso vedete alcune slide, la potete scaricare da questo sito. Mi limiterò semplicemente a focalizzare la riflessione su due o tre punti che mi sembrano importanti per la riflessione che poi le persone a tavolo faranno. Allora, innanzitutto è un osservatorio che noi come Associazione Italiana Editori, in collaborazione con ICE e con insieme a Andus, realizziamo ormai dal 2001, e questo non è un elemento secondario, nel senso che il disporre di una serie storica molto lunga permette di leggere i fenomeni, i confronti anno su anno, magari limitandosi a singoli mercati o singoli paesi, possono a volte trarre in inganno. Infatti, cioè, ti ha tratto in inganno, ti ho messo la presentazione veloce, ma devi fare dall'inizio, hai messo quella automatica super fast, avranno già capito tutto lo stesso, però questionario viene inviato a un campione molto ampio di editori. Chiediamo di compilare un questionario sulla vendita di diritti di autori italiani e o dell'acquisto di autori stranieri in una trentina di paesi, compresi poi alcuni aggregati di paesi, l'area Pacifico la consideriamo, quindi Australia, Nuova Zelanda, li consideriamo insieme. Quello che viene fuori è comunque una crescita del 9% tra 2018 e 2017, ed è una crescita media annua che è significativa proprio sul lungo periodo, perché se io suddivido la crescita del numero di titoli dal 2001 al 2018 ottengo un valore che testimonia come l'editoria italiana ha avuto in questi quasi 20 anni una crescita di attenzione verso da parte degli editori di altri paesi del mondo. Ed è soprattutto interessante questo dato, cioè nel 2001, quando abbiamo con per il commercio estero avviato questa ricerca, allora in collaborazione con Doxa, il valore del titoli di cui erano stati venduti i diritti all'estero rappresentavano a stento il 4% dei titoli che l'editoria italiana aveva pubblicato in quell'anno. Ovviamente è un indicatore, perché i titoli che venivano comprati non erano necessariamente i titoli pubblicati in quello stesso anno, però è un indicatore di un processo che trova nel 2018, l'indagine l'abbiamo fatta praticamente all'indomani di Francoforte, rappresenta l'11%, quindi una crescita di attenzione da parte degli editori stranieri verso l'editoria italiana, che
di Converso, quindi anche una maggiore capacità degli editori e degli agenti italiani o stranieri di proporre e di fare attività di scouting verso gli editori. Aumenta anche un altro dato, aumentano le coedizioni. Nel 2018 sono ben 2100 le coedizioni che sono state fatte da editori italiani verso, con una crescita dell'86% rispetto al 2017. In questo processo, ed è l'altro elemento su cui chiamo la vostra attenzione, ma è successo per fare un dato così eccezionale? Allora, secondo me c'è una, in tutti poi i processi culturali si tratta di capire se questo 86 è un dato eccezionale legato a particolari fenomeni, a particolari proposte che l'editore italiano ha fatto ai suoi colleghi stranieri. Si concentra molto nell'editoria per ragazzi, quindi questo è un ulteriore elemento. C'è probabilmente un fatto legato a una maggiore capacità forse dell'editoria italiana strutturalmente di proporsi non soltanto nella vendita dei diritti ma nel svolgere altri tipi di attività che fanno sì che alcuni paesi europei, Spagna, Francia, Regno Unito hanno valori dell'export che sono notevolmente superiori a quelli italiani. L'Italia alla fine è in grado di vendere soltanto diritti, ha un mercato di libri in lingua italiana esportati all'estero che esattamente coincide con quello delle biblioteche di italianistiche di pochi appassionati di, e lì secondo me esistono dei margini di crescita importanti e di l'altro elemento interessante è quella dei piccoli editori. I piccoli editori non sono estranei a questo fenomeno, crescono del 42% in media anno dal 2018 al 2014, prima non veniva fatta questa suddivisione, ma soprattutto, e questo è poi l'elemento che caratterizza la politica dei piccoli editori verso la vendita, l'acquisto dei diritti, è un'editoria che tende ancora ad acquistare molto di più di quello che vende. 22% fatto 100 il totale della vendita è fatto da piccole case editrici e qui si vedono molto degli spostamenti da un anno con l'altro legati ai successi editoriali in particolari, mentre l'acquisto di diritti rappresenta quasi la metà di quanto viene acquistato all'estero, ma in fondo voglio dire è spiegabile con il fatto che il piccolo editore si trova nelle condizioni di dover crearsi un catalogo nuovo e quindi il sistema più semplice è quello di comprare all'estero e poi anche perché sono nate e si sono sviluppate fenomeni di piccoli realtà di agenti letterari che propongono all'editore italiano dei titoli che secondo loro possono avere successo. Dove si esporta? Sostanzialmente il mercato europeo continua a essere il mercato leader. Nel 2018 scende al 60, però lo scorso anno, vado un po' a memoria, si avvicinava a un 68-69%, quindi il grande mercato continua a rimanere quello europeo, anche se poi al suo interno ci sono degli spostamenti da un paese all'altro, per esempio la Polonia, i paesi dell'Europa balcanica e via dicendo. Cresce in Nord America dal 4 al 7, cresce il Medio Oriente, cresce leggermente l'area pacifica, crescono gli altri paesi. Però l'elemento secondo me qualitativamente interessante è la capacità degli editori italiani di articolare su aree geografiche, su editorie che appartengono ad aree geografiche, linguistiche e culturali diverse, la loro offerta, la loro proposta. E questo mi sembra il dato qualitativamente importante in questo processo, non solo capacità di vendere generi, autori, titoli diversi da quelli che si vendevano nel 2001, ma anche copertura di aree geografiche che prima non erano considerate, grazie poi
la partecipazione poi alle organizzazioni di fiere internazionali, la partecipazione di stand, l'organizzazione di stand collettivi da parte dell'associazione per in alcune di queste aree, in Medio Oriente. Si articola anche il settore per genere, cresce la narrativa di autori italiani, 25%, cresce i libri per bambini e ragazzi, la saggistica, gli illustrati risentono di una crisi di vendita dei diritti, però probabilmente all'interno delle coalizioni potrebbero rientrare una parte di questa perdita di vendita di diritti, quindi il libro Stato si tende a realizzare in collaborazione insieme ad un editore esterno. Cale il punto debole dell'editore italiano, che è quello della manualistica, dove c'è, credo, un problema autoriale, cioè di autori capaci di produrre dei manuali per dei mercati internazionali, cosa che invece sanno fare molto meglio altre editorie rispetto a quella italiana. Ma lo stesso avveniva l'editoria per bambini e ragazzi. L'editoria per bambini e ragazzi adesso vende molto di più di quanto compra, però non è sempre stato così. Il sorpasso avviene attorno al 2010-2011. Prima si comprava molto di più all'estero di quanto si riusciva a vendere. Si sono create all'interno della casa editrice, all'interno dell'ecosistema della casa editrice, delle competenze editoriali, delle competenze professionali che permettono oggi di vendere nel settore dei libri per ragazzi molto di più di quanto si compra all'estero, e lo stesso probabilmente avverrà tra qualche anno per quanto riguarda la narrativa. Vediamo come le due curve, comunque, per quanto riguarda la narrativa, si stanno avvicinando, si stanno riducendo. Questo direi che sono i principali elementi che do ai relatori per innescare il dibattito, e disponibile eventualmente a rispondere alle domande. Perfetto. Allora, grazie Giovanni, ma i dati che hai fornito sono certamente interessanti. Chiederei ai due relatori qui al tavolo di commentarli brevemente. Do la parola naturalmente prima a Carmen Prestia. Intanto vi chiederei di presentarvi, di dire che cosa fate per l'editoria italiana e che esperienza avete avuto in questi anni del vostro lavoro. Dopo su questi dati ci entriamo con più calma, cercando di districarci dentro alcune tendenze che secondo me si vedono e che possono essere ulteriormente sviluppate. Carla, prego. Innanzitutto grazie per essere qui. Io sono Carla Prestia e ho un'agenzia letteraria da 3 anni, ma la mia esperienza, diciamo, che è più consolidata nell'editoria. Non si sente? Si sente? Ok. Sono stata responsabile per la cessione dei diritti all'estero per la Giulinaudi Editore per 12 anni, poi ho ricoperto lo stesso ruolo occupandomi anche dell'acquisizione, quindi non solo la vendita dei diritti ma anche l'acquisizione dei titoli di traduzione per Newton Compton, e 3 anni fa insieme alla mia socia Valentina Alferi abbiamo aperto questa agenzia letteraria che si chiama Alferi e Prestia. Io partirei con quella che è un po' la mia esperienza personale, ma non solo, ovviamente, perché non sono qui per fare lo spot all'agenzia, ma cercherò di portarvi un po' di dati un pochino più globali. Allora, sicuramente il trend negli ultimi anni si è decisamente invertito. Le cessioni all'estero non sono una novità degli ultimi anni, questo sia chiaro. Possiamo pensare a tantissimi esempi che porto dalla mia esperienza personale, che possono essere titoli come Io non ho paura di Niccolò Ammanniti, titoli di Carlo Lucarelli, La sveva Casati Modigliani, che è tradotta in tantissimi paesi e in tantissimi paesi vende moltissime copie. Però forse in passato
venivano venduti pochi autori, alcuni più di genere e sicuramente commerciali. Ci sono tantissimi casi, possiamo pensare anche al caso di Moccia, che proprio in Spagna è stato un caso editoriale pazzesco. Quando mi è stato chiesto di intervenire all'interno di questo dibattito, ho pensato, per allargare proprio il terreno di confronto, di chiedere a tre persone che sono tre scout internazionali con le quali io collaboro e che si occupano di determinati mercati. Queste persone di cui vi riporto le testimonianze sono Ella Scher, che ha questa agenzia letteraria di scouting in Spagna e si occupa di tutto ciò che attiene al mondo, diciamo, spagnolo, quindi Spanish speaking world. Cristina De Stefano e Marlene Seegers. Loro si occupano di territori anche, diciamo, in sovrapposizione. Quando ho chiesto loro, secondo voi, la domanda, il tema di questo incontro è: perché l'editoria italiana piace all'estero? Sicuramente in tutte e tre le risposte c'è stato come una sorta di spartiacque, o meglio, vi spiego. I nomi che tutti mi hanno fatto sono stati i nomi di Elena Ferrante e Paolo Cognetti, nel senso che, ma questo ovviamente non attiene soltanto a determinate case editrici, perché ovviamente Elena Ferrante e Paolo Cognetti e Einaudi. Che cosa si è sviluppato in qualche modo? È stato un po' quello che è stato definito un po' una sorta di effetto branco. Questi due autori hanno permesso in qualche modo all'Italia di venire fuori ancora meglio, cioè ci sono stati negli ultimi 3-4 anni proprio delle inversioni di tendenza, cioè andiamo a vedere che cosa possiamo acquistare dall'Italia, considerando che autori come quelli che vi ho citato non solo hanno venduto in moltissime lingue, quindi in tantissimi, in numerosissimi paesi, ma anche hanno poi venduto in traduzione, perché poi il bello, il miracolo, quando è che funzionano bene le cose, non soltanto gli editori si fanno carico di acquistare i diritti di traduzione, quindi impiegano energie, denaro, quindi banalmente la traduzione, la produzione del libro, ma poi il libro funziona anche. Un esempio che veramente mi ha molto colpito, questa scout Marlene, che è stata recentemente in Olanda, mi ha riportato che le otto montagne di Paolo Cognetti ha venduto qualcosa come 200.000 copie in Olanda. Ora, ovviamente questi sono dati, ahimè, abbastanza limitati, non tutti vendono queste copie così, però è davvero un momento in cui bisogna non trascurare un dato di questa portata qui. Contemporaneamente, che cosa è successo? È un po' calato, si è abbassato l'interesse per tutto ciò che invece arriva dal mondo anglosassone o comunque di lingua inglese. Per contro sono venuti fuori altri paesi, tra questi l'Italia, che negli ultimi 3-4 anni ha saputo imporre davvero una serie di titoli e di autori, e non è un caso che almeno da 3 o 4 o 5 anni ogni francoforte ha un po', diciamo, porta con sé il libro caldo italiano, quindi un autore italiano che si consolida, quindi di conseguenza anche l'editore che lo pubblica, ma che si consolida tra i corridoi delle fiere, dove voi potete immaginare una fiera di Francoforte dove milioni di titoli vengono venduti, ci sono trattative, milioni di incontri, eppure emergono dei titoli che diventano poi il titolo della fiera. E quindi sicuramente una tendenza che
che si è consolidata e che continua in questa direzione. Speriamo che continui. Sì. Allora, grazie Carmen. Torniamo su alcune cose che hai detto. Pablo, a te la tua esperienza, ovviamente, il tuo lavoro dall'altra parte dell'Oceano Atlantico, come vengono visti gli autori italiani, come tu stai lavorando e che cosa puoi ipotizzare che succeda nel successo crescente degli autori italiani anche in Sud America. Sì, farò delle ipotesi perché adesso lo spiego. Io sono Pablo Della Vega e faccio l'agente. Si sente meglio? Sì. Io faccio l'agente da 7 anni, ma mi sono sempre specializzato in libri per bambini dall'America Latina per il mondo. Questo l'ho fatto al principio e appena da un anno fa che ho cominciato a rappresentare un editore italiano, adesso spero saranno di più, per l'America Latina, che è l'aggiunto editore. Quindi la mia esperienza vendendo diritti di libri italiani è piuttosto piccola, perché è soltanto un anno. Ma mi ha colpito molto quando ho visto la statistica che ci hanno mandato, che in America Latina negli ultimi anni le vendite di diritti erano cresciute 250%. In mesi in particolare erano 470%, mi ho chiesto, ma vorrei sapere di più. Quindi sono andato alle camere del libro. Scusate, Pablo fa riferimento a una ricerca che ha condotto sempre Giovanni e che è disponibile nel sito. Ecco, chiunque poi può andare a vedere sul sito questi dati di cui stiamo parlando, qua abbiamo avuto per forza di cose una sintesi. Grazie Stefano, non mi dimentico dei dati. Quindi sono andato alla Camera Nazionale dell'Industria Editoriale Messicana, la Camera Colombiana del Libro, la Camera Argentina, le due camere che hanno specializzate nel libro, con i brasiliani, per cercare chi stanno comprando che titoli. In particolare nessuno ha questi dati, perché anche al Serlal, che fa la ricerca in tutta l'America Latina, la Spagna, il Portogallo e i Caraibi, e nessuno ha i dati precisi, sono soltanto dati statistici. Quindi mi sono messo a pensare che nel 2007 l'Italia è stata l'ospite d'onore a Guadalajara, che è la fiera del libro più grande per la lingua spagnola. Lo so che in quel momento di preciso non sono cresciuti i negozi fra l'America Latina e l'Italia immediatamente, ma ho visto un fenomeno. Prima, sebbene c'era sempre uno stand italiano gestito dall'Istituto Italiano di Cultura, non c'era nessun editore, nessun agente letterario italiano. Oggi, almeno ogni anno, partecipano minimamente 5-6 editori italiani e molti di loro stanno al Salone dei Diritti e anche ci sono agenti letterari italiani che vengono lì. E quest'anno sono stati due, Laura Cecacci e Silvia Vassena, che credo che anche fa un po' di consulenza. E ci sono case editrici come la Solibri, che va ogni anno, c'è la White Star, che ha lo stand proprio, che lo so che la White Star ha stanze in molti paesi, ma penso che questo ha fatto sì che i libri italiani siano stati molto più venduti in questo territorio, perché questa è la porta per entrare all'America Latina, cioè alla lingua spagnola in generale, attraverso la fiera di Guadalajara. Pablo ha messo l'accento su alcune cose sulla quale poi vorrei tornare, che banalmente la presenza di un editore in una fiera internazionale è di per sé una vetrina importante. Probabilmente ci si scontra quasi sempre con dei ragionamenti sui costi, però alla lunga, qui ci sono voluti 10 anni, come diceva Pablo, però alla lunga qualche cosa può portare. A Carmen chiederei però di... Stefano, lo stesso è avvenuto per esempio con la Cina. Con la Cina si vendevano pochissime decine di titoli. Poi sono stati organizzati una serie di incontri, di visite, di missioni all'estero, di partecipazione dell'editoria italiana alla fiera di Pechino, e le vendite sono cresciute. Cioè, quindi il ruolo delle fiere come porte di ingresso nei singoli paesi sono assolutamente fondamentali. Poi giocano un ruolo importante gli agenti, le agenzie letterarie, dirigendo la capacità dell'editore poi di costruire dei rapporti con il suo omologo straniero, ma la fiera diventa oggi
la porta principale, l'ambasciatore principale per poter entrare in questi paesi. Lo stesso abbiamo visto con le fiere di Abu Dhabi e lo stesso lo stiamo vedendo con la Russia. Sì. Ecco, questo è interessante quello che dici, perché banalmente, anche per chi poi ha frequentato Francoforte, penso che qui saremo in molti, anche semplicemente vedere fisicamente la produzione editoriale di un editore, piccolo o grande che sia, dà un'idea di quale area culturale, di che cosa potrebbe essere interessante per lui. Carmen, ti chiederei, visto che tu hai un'esperienza di tanti anni da tutti e due i punti di vista, acquisti e vendite, e soprattutto però basata sulla narrativa, che come ci ha ricordato prima Giovanni è un settore che cresce, ti chiederei di dire secondo te che cosa ci trovano di buono negli scrittori italiani, cioè che cosa risulta vendibile alla fine degli scrittori italiani. Allora, vi collego soltanto ancora un secondo a quello che ha detto Giovanni, perché proprio un paio di giorni fa ho ricevuto da un editore russo, che è stato alla fiera ovviamente di Mosca, dicendosi sorpreso assolutamente in positivo sulla presenza anche di molti editori e agenti letterari. Quindi sicuramente la presenza nei mercati internazionali aiuta tantissimo. Tu hai sottolineato giustamente che a volte magari editori, agenti si lasciano un po', diciamo, sopraffare dallo sconforto dei costi, però in un'ottica imprenditoriale sono costi che sul lungo termine portano giovamento. E lo dico non avendo io alcun interesse, però proprio da esperienza, dell'esperienza. Che cosa piace? Allora, sicuramente la narrativa la fa da padrona, ma non ci dimentichiamo uno su tutti, ad esempio Carlo Rovelli, La fisica, un libro che all'estero ha venduto moltissimo, moltissime lingue, moltissimi paesi. E quindi assolutamente narrativa, ma anche saggistica. Per quanto riguarda la narrativa è abbastanza curiosa questa cosa, nel senso che al di là anche della letteratura di genere vengono ricercati tantissimo anche i gialli, anche banalmente la commedia sentimentale, romantica, quella che gli anglosassoni chiamano la chick lit, che però quando è italiana ha comunque qualcosa, porta con sé quel fascino e la bellezza che è tipica dell'Italia, quindi la storia, il cibo, senza scadere negli stereotipi, ma sicuramente l'Italia è ancora vista come archetipo di bellezza. Per quanto riguarda invece la specificità, una cosa che mi ha molto colpito, che spesso mi sono detta leggendo delle storie, ma questo anche in passato, forse è troppo italiana, forse parla di veramente di microcosmi che possono avere importanza, possono suscitare tutto questo interesse all'estero. Sono stata subito smentita e vi porto tre casi, più recenti ma anche lontani. A Cabadora, quindi Sardegna, mille anni che, scusate, di Michela Burgia, ma forse non andava neanche presentata, mille anni che sono qui di Mariolina Venezia, un libro che vinse il Campiello, pubblicato da Einaudi anni e anni fa, Basilicata. L'Armenuta, quindi l'Abruzzo selvatico, un recente caso editoriale di un paio di anni fa, di Donatella di Pietrantonio, ovviamente Elena Ferrante, Napoli. Quindi quando ci si fa lo scrupolo e si pensa che una storia molto italiana, legata a al territorio, alle emozioni, agli usi e costumi italiani, possa non competere con quelle storie dal grande respiro internazionale, e qui invece si fa un tremendo errore, perché tutto ciò che ovviamente è raccontato bene, ma che porta con sé in embrione
la bellezza, la particolarità e l'attenzione rispetto a determinati temi ha un valore internazionale, ha un respiro che non è ombelicale, ma anzi si può rivolgere davvero a, in un modo trasversale. Chiederei a Pablo se ha la stessa sensazione, cioè che l'Italia sia vendibile anche e forse di più, come dice Carmen, quando porta dentro una cornice che è comunque fatta di certi valori, un dato locale in qualche modo che è irrinunciabile. Sì. Quando tu vai a proporre gli autori italiani, su che cosa spingi per interessare gli eventuali compratori, editori messicani, sudamericani? Questa è una domanda molto interessante, perché siccome io faccio libri per bambini, funziona in un modo molto diverso. Questo di portare qualcosa di molto italiano non è per forza un fatto che attrae gli editori a comprarli, sono piuttosto dipende di ogni editore, di ogni mercato, i bisogni dei mercati e quello che stanno cercando. Quindi se gli metto davanti storie che funzionano per le loro bisogni, per esempio parlava la settimana scorsa Guadalajara con un'editrice grande che sta cercando libri su il bullying, e io avevo libri italiani su questo soggetto e lei è stata contentissima con questo. Non importava che fosse in Italia o non fosse in Italia, importava il soggetto, il modo in come è raccontato e un po' le illustrazioni, perché con i libri per bambini c'è anche questo problema. Sebbene le storie possono viaggiare, le illustrazioni sono più difficili, questo è dove sempre ho più problemi. E con le illustrazioni italiane dipende dall'editore che sto proponendo il libro. E questo è un dato che un po' mi sorprende, perché di solito siamo abituati a pensare che le illustrazioni sono più internazionali delle parole, invece tu dici che c'è un segno grafico molto identificabile. Sì, no, non so se è identificabile, ma i gusti del mercato, è questo che anche io ho scoperto, perché quando ho cominciato ho detto, beh, le illustrazioni va bene, no? Facciamo lo sforzo sul testo, e molte volte con testi meravigliosi avevo risposte, no, non mi interessa perché le illustrazioni non vanno bene con questo mercato. Sì, poi parlando con altri autori, editori, loro mi hanno detto la stessa cosa, che le illustrazioni sono sempre più difficili. Ma non è una cosa nazionale, non è che le illustrazioni in Italia siano di un modo particolare, molto diverso da altri paesi. Sono cose un po' di formati, del modo come si fa, hanno molti colori o forse hanno pochi colori, o visi dei bambini, che ne so, ad ogni volta c'è una scoperta nuova. Questo è sicuramente un aspetto che andrebbe approfondito. Prima di dare la parola al pubblico, se c'è qualche domanda, una curiosità che mi è venuta ascoltando il discorso di Carmen, hai citato Rovelli, che tu sappia, è stato venduto prima che diventasse un super bestseller in Italia o dopo? Perché un conto è vendere dicendo, guarda, questo libro ha venduto 300.000 copie nel suo mercato di riferimento, quindi non saranno proprio dei cretini se l'hanno premiato. E un conto è venderlo al buio. Cioè, voglio dire, il successo casalingo, quanto gioca nella traducibilità all'estero? Domanda super intelligente. Allora, conta fino a un certo punto, nel senso che spesso ci sono dati, noi stessi agenti o chi si occupa delle vendite all'estero, non appena ha delle classifiche, delle recensioni, dei dati di vendita, ovviamente subissano email gli interlocutori ai quali sono stati mandati proposal, se ancora il libro non è uscito, oppure il PDF già concluso e terminato, a sostegno della bontà del progetto che sta proponendo. Non sempre però queste cose viaggiano per caso, cioè se il libro è un super successo in Italia, non è detto che necessariamente lo sarà poi all'estero o per contro venga addirittura preso in considerazione. Sicuramente l'effetto classifica, recensioni, meno applausi, notorietà funziona e ha quell'effetto di ma funziona molto di più. Ehi, guarda che io l'ho già venduto in 4-5 paesi, allora scatta quel meccanismo per cui
ah no, forse allora lo devo avere anche io. Questa è una cosa che mi è successa recentissimamente. Francoforte di quest'anno, quindi 2018, sostanzialmente diciamo che i libri della fiera sono stati un italiano di una ragazza napoletana che uscirà per i Neanche Studio Libero l'anno prossimo, che si rifà a un fatto vero di storia italiana del dopoguerra, e La figlia della spagnola, che è un titolo di una scrittrice argentina, che è stato un po' anche il titolo di Francoforte. Che cosa è successo? Che sono scattati un po' quei meccanismi di non me lo posso fare scappare, vabbè, ma allora già venduto in 8 lingue, in 10 lingue, in 12, in 14, alla fine io ho fatto delle aste della Repubblica Ceca, che davvero, credetemi, adesso, non succede. Non per fare i conti della sera, ma svegliamo per una volta. Vai. Cosa vuol dire che uno fa un'asta nella Repubblica Ceca? A quanto vendi un libro a un editore cieco? Allora, sicuramente poi, sono... Certo. Vendiamo a lei, poi a volte si tratta di cifre molto basse. È evidente che con la Germania, diciamo, il mio sorriso rispetto al computer si apre in un modo diverso. Germania, Francia, sempre Stati Uniti, Inghilterra, anche se ormai è un deal unico, nel senso che i paesi, cioè gli americani vogliono English speaking world, quindi tutto, Australia, tutto quanto. Allora lì le offerte sono più importanti. Però credetemi, è ovvio che dalla Lituania, se ricevo un'offerta di 1000 euro, sono contenta. Se la Repubblica Ceca arrivo con tre editori e si chiude a 2500 euro, io posso dire di aver fatto il mio sporchissimo e onorabilissimo lavoro. No, ma io sono contento, cioè, che l'abbiamo dichiarato, perché poi sì, sempre l'autrice dice tradotto in 47 lingue. Per contro, se porto un'offerta dalla Germania di 4-5 mila euro, non ho proprio fatto il mio, diciamo, sporco lavoro. L'ho fatto perché è una lingua. Allora, nell'economia del mio lavoro, io penso sempre è una lingua in più. Però non sottovalutate assolutamente i Balcani. Ecco, no, scusa, questo però hai detto una cosa fondamentale, perché che è un discorso che torna spesso nelle chiacchiere editoriali. È vero che a volte uno può svendere, però intanto essere presente in un mercato non è detto che non ti favorisca la prossima volta. Tu sei uscito in Germania da un piccolissimo editore, poi magari la prossima volta ti becca uno più importante e interessante. Pablo, vuoi intervenire, vuoi dire qualcosa? No, ho avuto la stessa esperienza, sì, quando si vendono molte lingue è più facile vendere lingue, sì. Ci sono delle domande, delle curiosità? Abbiamo ancora 10 minuti e se li usate voi per le vostre curiosità, secondo me è meglio. Vi dico soltanto ancora una cosa, perché è leggermente più facile negli ultimi anni anche poter avere accesso al mercato estero, perché molti più editori stranieri si sono strutturati internamente con editor o consulenti che leggono l'italiano, perché era, diciamo, abbastanza pratica comune in passato per un editore decidere anche un po' aprioristicamente a tavolino quello che era un po' highlight del catalogo e investire in una traduzione di 20-30 pagine in lingua inglese per dire, cioè, ti do la possibilità di leggerlo in inglese e quindi dare la possibilità ai cechi, come ai ovviamente agli inglesi, ma ai giapponesi, ai cinesi, a tutti quanti. Negli ultimi anni invece c'è stata veramente questa tendenza che a noi fa gioco, molte più persone in case editrici straniere che sappiano leggere nella nostra lingua e che siano, diciamo, credibili per gli editori che li assoldano in qualche modo. E questa è anche un'opportunità di lavoro interessante, secondo certo. me, che hai suggerito. Tanto di fuga di cervelli siamo abbastanza abituati a parlarne in Italia. C'è qualcuno che ha qualche curiosità?
Prego, due. Va bene. C'è una differenza per la saggistica? C'è una differenza per la saggistica? Ah, ok. Io di saggistica non so molto, non so come siamo giunte. Vediamo se... Sì, una risposta. Sì. Allora, direi che per quanto riguarda i social issues, current affairs e queste cose qui, diciamo più di attualità, regna ancora sovrana la voglia di pubblicare degli autori propri. Perché cosa vuol dire? Vuol dire avere la possibilità poi che questi autori vadano in televisione, alle radio, siano conosciuti, e quindi questo permette, come tutti sappiamo, perché i meccanismi sono esattamente gli stessi come in Italia, se un libro accede alle radio, accede alle televisioni, in programmi che ovviamente non stiamo neanche a citare, ma si sa che funzionano per la veicolazione del libro, questo tutto aiuta. Con un autore locale è molto più semplice. A volte invece, cosa che mi è successo per quanto riguarda ad esempio la mia esperienza einaudiana, anni fa ricordo di aver venduto all'estero un libro di due giornalisti, uno del Corriere, l'altro non ricordo di quale testata, il titolo era La fine del ceto medio. Ora io ho ancora ben in mente questa domanda di questo editore che mi dice: Carmen, io lo faccio, sono interessata perché è un excursus che anche a livello europeo funziona, però secondo me gli ultimi due capitoli, e allora qui è la differenza con l'editoria, con la narrativa italiana, gli ultimi due capitoli per me sono troppo italiani, quindi parlano di specificità, di elementi dettagliati e particolari legati all'esperienza Italia, che sul mercato francese sarebbe un peccato, nel senso, è vero, sono gli ultimi due capitoli, però proprio perché sono conclusivi, vorrei, secondo te, i giornalisti sarebbero disposti a fare magari un intervento, a cambiare? Ovviamente sta lì poi all'intelligenza, alla duttilità, alla flessibilità, a dire, beh, ai fini di una vendita non mi sta chiedendo di tradire i miei principi, mi sta soltanto chiedendo di adattare il libro a quelle che sono le esigenze del mercato. Allora direi questa la... Sì, no, nella narrativa è impossibile fare questa roba. Ma non interessa neanche. No, appunto, cioè proprio per statuto ontologico del libro. Prego. Aspetta, perché c'è un microfono? Ce l'aveva in mano Giovanni, se no non sentiamo niente. Scusa Giovanni, non volevo dirti di fare tu il balletto, però... Grazie. Mi chiedevo quanto influisse l'aumento assoluto del book to film, e quindi del fatto che produzioni enormi come Netflix, Amazon Prime, hanno tutti adesso degli scout letterari che pescano a piene mani dal mercato internazionale, e una collaborazione come quella di HBO con la Rai per la produzione del telefilm dell'Amica Geniale può segnare un trend di collaborazione, diciamo, fra le produzioni internazionali e quelle nazionali per telefilm o film basati chiaro, su... Chiaro, benissimo. Penso di sì, questo sempre aiuta, avere il film, la serie, sì. Come succede con i libri per bambini, che se non parlano. Cioè, Harry Potter era già un fenomeno, però poi si è fatta, sono fatti i film e si diventa molto di più, anche con questo 13 Reasons Why, quando Netflix ha fatto il film, si è ristampato e si è venduto tantissimo. Tu ti accorgi che c'è un fenomeno moltiplicatore, ovviamente, però... Questo degli scout che possono pescare da lì la storia sulla quale arrivare. Una nuova figura professionale che sempre nell'ottica di lavoro in più è un ruolo, questo dello scout editoriale, ma ai fini, perché non sempre quello che noi pensiamo possa
funzionare in realtà poi funzioni. La cosa che più mi sento dire, o mi sono sentita dire, nel proporre determinati libri alle case di produzione, era questa parola stranissima, che di cui non conoscevo il significato, cioè conoscevo la parola ma non in questa, diciamo, accezione. I tiranti. Che cosa sono i tiranti? Allora, la possibilità di avere quei 4, 5, 6, 7 elementi forti ai quali ancorare la storia e poterne permettere la serialità. Cioè, voi dovete comunque considerare che i costi per una trasposizione sono dei costi pazzeschi, cioè hanno dei costi veramente, non dico smisurati, perché se lo fanno ed esiste e c'è tutto questo meraviglioso mondo intorno è perché funziona, ma cedere un libro e pensare di costruirne una storia, per chi non ha quella visione lì, sembra possibile, poi di fatto non lo è. Il mondo del cinema, della televisione, delle serie ovviamente è strutturato in un modo tale che con l'accordo poi dell'autore, magari nel romanzo non ci sono tutti i tiranti, ma si possono costruire, c'è la possibilità comunque di aggiungere, di accorpare storie, di creare dei personaggi corollari, e questo banalmente ad esempio è successo in una serie che si è appena conclusa, La Lieva, tratta dai romanzi di Alessia Gazzola, che si è ispirata ai libri di Alessia Gazzola, ma per le serie ha dovuto attingere anche da sceneggiature originali, o come lo stesso Rocco Schiavone di Manzini, ma in quel caso il contratto viene ridiscusso? Ovviamente. Ah, ecco. Questo è un dato anche questo interessante da sottolineare. Va bene, se c'è un'ultima domanda la possiamo fare, altrimenti dobbiamo passare la mano. Siete tutti soddisfatti? Vuol dire che abbiamo detto delle cose sensate, se non abbiamo lasciato dei dubbi. Grazie per essere intervenuti, grazie a Carmen Crestia e a Pablo Della Vega. Grazie mille.